Cristo e la Samaritana, mosaico del XIII secolo. Il mosaico che raffigura Cristo e la Samaritana si trova all'interno della Basilica di San Marco e risale al XIII secolo. È opera di un autore anonimo che ha decorato la basilica. Le pareti, le volte e le cupole sono infatti interamente rivestite da mosaici che rappresentano storie tratte dalla Bibbia, dalla vita di Cristo, di San Marco e di altri santi. La costruzione della Basilica di San Marco a Venezia è iniziata nel IX secolo, con vari interventi nei secoli successivi. La grande cattedrale si trova al centro di Piazza San Marco, un luogo famoso per la sua bellezza e visitato da milioni di persone da tutto il mondo. Nel mosaico si vede Gesù che incontra una samaritana, cioè un abitante della regione chiamata Samaria in Palestina. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli, infatti, erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?» Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». Vangelo di Giovanni 4, 5-14. Gesù è seduto perché è stanco e chiede da bere perché ha sete. Dietro di lui ci sono due discepoli. Sono stupiti che Gesù parli con una donna della Samaria, perché tra samaritani ed ebrei i rapporti non sono buoni. Cristo parla gesticolando con la mano e spiega che la fede in Dio è come acqua capace di soddisfare per sempre la sete, cioè il bisogno di amore di tutti gli uomini. Secondo il Vangelo, Gesù e la Samaritana si incontrano vicino a un pozzo fuori città. Il pozzo ha la forma di una croce, simbolo del sacrificio di Cristo. La Samaritana è raffigurata due volte. Nella prima scena ha in mano una brocca per prendere l'acqua dal pozzo e parla con Gesù. Nella seconda scena, a destra, racconta agli abitanti della sua città l'incontro con il Messia. Le scritte in latino spiegano quello che succede nel mosaico. La più grande dice: «La fonte viva dà da bere a sazietà alla samaritana». La più piccola è la frase con cui la donna racconta agli altri samaritani quello che le è successo. «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia?» L'albero che cresce sopra il pozzo ha tre rami pieni di foglie verdi. È un simbolo della Trinità. Lo sfondo color oro cancella qualsiasi riferimento al paesaggio e fa sembrare questo incontro una scena fuori dal tempo. Diventa così un insegnamento per tutte le epoche e tutti i luoghi. L'artista che ha realizzato il mosaico mostra che Gesù non ha paura di parlare con i popoli diversi ed è pronto a portare a tutti l'acqua che disseta in eterno, cioè la salvezza di Dio.